seduta del Consiglio Comunale infuocata, quella di oggi a Ca' Farsetti, senza Orsoni e nel clima teso dell'inchiesta sulle tangenti. Il PD vuole approvare il bilancio. Il giorno dopo la vittoria del centro-sinistra Spinea annuale, ora si deve pensare alla giunta, la nostra intervista alla sindaca Andreotti. L'inferno di Via del Bosco si accanisce sugli anziani, chi non paga lascia gli ascensori fuori uso e chi è invalido non si può muovere. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Non si arresta l'aumento della disoccupazione nella provincia veneziana. Nei primi mesi del 2014 è aumentata di 8 punti percentuali. E a dirlo è uno studio presentato a Mestre dal direttore di Appindustria Venezia, Pier Orlando Roccato, e il presidente della Commissione Lavoro, il consigliere provinciale Roberto Dalcin. È diminuita invece la richiesta di cassa integrazione di ben 6% ed è aumentata invece la richiesta delle procedure di mobilità del 4,5%. Questo vuol dire che le imprese in tempo di crisi, piuttosto che servirsi degli ammortizzatori sociali, preferiscono licenziare il personale. E questa è una notizia che va ad aumentare la rabbia dei cittadini, soprattutto alla luce delle dei nuovi particolari emersi sull'inchiesta del MOSE. Vediamo. L'inchiesta sulle tangenti del MOSE si allarga a macchia d'olio. Emergono continuamente nuovi particolari sulle indagini in corso delle Fiamme Gialle e ora gli investigatori stanno battendo la pista dell'ipotesi che i fondi neri che Mazzacurati ha dichiarato di aver dato a Giorgio Orsoni, 450.000 euro, siano stati dirottati sulla curia per acquistare l'appoggio dei cattolici contro Brunetta, in un momento in cui la campagna elettorale volgeva a favore dell'esponente del PDL. Orsoni ammette soltanto i finanziamenti registrati ottenuti dal Consorzio Venezia Nuova, ossia 110.000 euro, ma esisterebbe un foglio sequestrato nascosto nell'abitazione dei genitori di una dipendente del Coveco, il Consorzio Veneto Cooperativo, che indica il pagamento di altri 100.000 euro. Nel foglio c'è una lista di pagamenti realizzati fino all'11 ottobre 2011 dal Coveco, tra cui ci sarebbero nomi di politici locali e anche la Fondazione Marcianum. Tra i quattro soci c'è anche il Consorzio Venezia Nuova, una stranezza dato che la società non è nata con la missione di finanziare istituzioni cattoliche. Nel consiglio della fondazione c'è poi Romeo Chiarotto, il padrone della Mantovani, e lo stesso sindaco Orsoni. Ma ci sono anche altri due nuovi filoni di inchiesta che si intravedono alla luce delle perquisizioni del luglio scorso, quando venne arrestato Pier Giorgio Baita e poi Mazzacurati, ossia le grandi opere della viabilità nel Veneto come il Passante o della sanità come l'ospedale dell'Angelo. Ed ora in collegamento telefonico abbiamo Davide Scalzotto del Gazzettino di Venezia che ci dà gli ultimi aggiornamenti sul Consiglio Comunale che è in corso a Ca' Farsetti. Un Consiglio Comunale molto importante perché è il primo senza il sindaco Giorgio Orsoni. Certo, abbiamo proprio in corso in questo momento, c'è stata la relazione del vice sindaco, è in corso la relazione del vice sindaco Simeonato, disturbata e molto travagliata perché dai banchi dell'opposizione si levano le richieste di dimissioni alla giunta. Consiglio un po' cruciale, quello di oggi, anzi molto cruciale direi, perché appunto ne va del futuro dell'amministrazione comunale, che è legata sostanzialmente a un filo molto sottile e che sembra sempre più sottile. L'unico, diciamo così, provvedimento che sembra tenere in piedi la giunta al momento è il bilancio del 2014, che dovrebbero approvare entro l'estate, ma l'impressione insomma è che si stia un po' sfaldando, ecco, tutto un po' il castello che è stato costruito in questi anni di giunta. Grazie Davide. E a Padova la poltrona di sindaco è passata nelle mani leghiste e questo potrebbe avere ripercussioni sulla città metropolitana. Città metropolitana di Venezia, lo scenario è cambiato in poco più di due settimane. Il primo scossone è arrivato con l'arresto di Giorgio Orsoni, il padre di questa legge ispirata da lui e dal braccio destro di Renzi, Del Rio. Il secondo colpo è arrivato dal ribaltone avvenuto ieri a Padova, ossia dall'elezione di un leghista a capo del comune. Andiamo per ordine. La legge che entrerà in vigore il prossimo 21 giugno prevede che a guidare la nuova istituzione sia il sindaco della città capoluogo, ossia Venezia. Ma ci sono molti mal di pancia tra i sindaci a questo proposito e dunque il nuovo statuto potrebbe cambiare le carte in tavola. E l'assenza autorevole di Orsoni potrebbe pesare nel non far decollare la normativa. Riguardo il secondo punto, la nomina a sindaco di un leghista a capo della città del Santo spariglia le carte di chi progettava una macro regione.
L'altra notizia di oggi sono i nomi emersi dai ballottaggi di ieri nella provincia veneziana. I comuni interessati erano Noale e Spinea, che sono passati nelle mani del centro-sinistra. E il centro-sinistra ha vinto anche a Mogliano Veneto, dove l'ex sindaco Giovanni Azzolini lascia il posto a Carola Arena. Vediamo cosa è successo però a Spinea e a Noale. Il giorno dopo la vittoria del centro-sinistra, nei soli due comuni andati al ballottaggio nel veneziano, Spinea e Noale. Per Silvano Checchina, Spinea si è trattato di una riconferma, la spuntata su Claudio Tessari, che ci aveva provato dopo un'esperienza nel Consiglio Provinciale veneziano. Il centro-sinistra ha stravinto con il 65,16% dei voti, quasi il 35% invece è stato raccolto dal centro-destra. A Noale, ridotto lo scarto tra il sindaco uscente Michele Celeghin, che ha ottenuto il 43,21% dei voti, e Patrizia Andreotti, la nuova sindaca, con il 56,49%. Va detto però che a recarsi alle urne, complice anche la bellissima giornata di sole e la tentazione offerta dalle spiagge, si sono recati in pochi, i più intimi dei candidati. Ora si aprirà il capitolo giunta per entrambi i primi cittadini e potranno pescare su consigli comunali decisamente rinnovati. A Spinea, per la prima volta, ci saranno soltanto 16 consiglieri per effetto dei tagli e per la prima volta ci saranno 3 esponenti del Movimento 5 Stelle, mentre Tessari farà l'opposizione di centrodestra con 2 colleghi. A Noale, l'ex sindaco potrà contare per l'opposizione sull'appoggio di altri 3 consiglieri e poi c'è un esponente della Lega Nord e un grillino. La maggioranza è costituita da facce nuove legate ai nuovi schieramenti che hanno appoggiato la Andreotti. Ora siamo in collegamento con il nuovo sindaco di Noale, Patrizia Andreotti. Salve sindaco, allora quali sono le prime sensazioni dopo la vittoria? Allora, in questo momento forse ancora un po' shock per il risultato, perché io sono sempre rimasta con i piedi per terra e finché non ho visto il risultato delle urne anche dell'ultima frazione non mi sono convinta che effettivamente avevamo ottenuto un buon risultato. Ecco, adesso sento tutta la responsabilità che questa vittoria comporta. Ecco, quali sono le prime cose da fare allora? Allora, innanzitutto ci sono degli atti amministrativi che hanno urgenza e che è l'approvazione del bilancio di previsione 2014 che non è stato fatto dall'amministrazione uscente ed è importante invece riuscire a deliberare. Dopodiché io credo che dovrò tener fede agli impegni presi con i miei concittadini e quindi rivolgermi subito alle frazioni per avviare i consigli di frazione. Bisognerà avviare subito il piano per l'intervento negli edifici scolastici. Ecco, e credo che queste siano le prime due grandi azioni. Una terza che io vorrei proprio riuscire al più presto, io ho promesso anche ai miei cittadini, proprio per rispettare il principio della trasparenza, di condividere con loro al più presto i progetti che avrei trovato in essere nel momento dell'insediamento, compreso la nuova area della Fornace, compreso una nuova lottizzazione, compreso ciò che avverrà rispetto al nuovo sottopasso che sorgerà nell'area di Via degli Ongari. Ecco, c'era un braccio di ferro tra i commercianti e la precedente giunta. L'area pedonale aveva impoverito molte attività. Allora, la situazione è come è stata lasciata dall'amministrazione. Io in realtà in questi mesi mi sono molto confrontata con chi ha le attività commerciali che si affacciano sulle due piazze e ho preso l'impegno da subito di aprire la direzione delle due piazze in modo da riprendere quella comunicazione. Dopodiché, con loro ho detto, sono consapevole di altri punti critici di questa viabilità e su questa ci impegniamo anche a studiare delle soluzioni. La riqualificazione del centro storico di fatto non c'è stata e chiederà una grande attenzione proprio dal punto di vista di mettere proprio in decoro le nostre due piazze principali, sto pensando anche al Palazzo della Loggia, un riordino del nostro centro storico, ma anche delle piazze delle nostre frazioni che hanno la stessa dignità di luoghi di socialità e che devono essere anche una bella immagine della nostra città.
Bene, allora non ci rimane altro che augurarle buon lavoro e grazie. Ora passiamo ad una notizia di cronaca nera, colpo all'INS di via Don Tosatto, uno dei supermercati del parco commerciale dell'Alve Terraglio. Verso le 2 di notte si è udito il botto, i malviventi hanno fatto saltare, forse utilizzando una bombola di acetilene, la cassa continua del supermercato della catena INS. Sono in corso le indagini per stabilire le modalità dell'azione criminale e l'ammontare del bottino. Spazio ora al nostro social TG, guardate le immagini che ci arrivano dalla palazzina di Via del Bosco. Di 2 ascensori non ne funziona nemmeno uno, e non parliamo di un palazzo qualsiasi, ma di uno dei 2 colossi di Via del Bosco a Marghera, costruiti dall'Ater negli anni 80. Al condominio San Marco vivono 63 famiglie, vale a dire centinaia di persone. Bene, uno dei 2 ascensori è fuori servizio da mesi e mesi, l'altro da una decina di giorni, ed è così che lo stabile si è trasformato in un girone infernale di 7 piani. Da percorrere necessariamente a piedi, solo che gli inquilini non sono dei dannati dalle membra atletiche, ma per lo più anziani, con problemi di salute e poche energie. Guai a dimenticarsi qualcosa dopo essere usciti, tornar su è proibitivo, specie con questo caldo. Peggio ancora, può capitare che un residente di 87 anni venga operato al cuore. Cosa fa appena dimesso dall'ospedale? 7 piani, totale 125 gradini a piedi? Meno male che in questo caso sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Mestre, che hanno caricato il paziente sulla lettiga e a forza di braccia l'hanno portato nel suo appartamento al 7° piano. Il complesso di Via del Bosco è di proprietà dell'Ater ed è all'ente per l'edilizia residenziale pubblica che il rappresentante degli inquilini rivolge un accorato appello. È inammissibile che una persona di 88 anni venga portata su a spalle perché gli ascensori sono fermi. Nel 2014 le persone che pagano i loro servizi devono fare le scale a piedi, e qui ci sono 7 piani. Non uno, e le persone anziane, magari cardiopatiche per giunta, hanno dei problemi. Questa mia lamentela è rivolta a quelle persone che fino ad oggi, soprattutto in base ai nostri solleciti, hanno fatto i sordi, perché vorrei veder loro farsi tutti i giorni 7 piani di scale a piedi. Ed oggi si chiude la serie di approfondimenti dedicati a Venezia.com. Non è solo un social network, ma anche un'organizzazione che si muove a Mestre come un comitato. Si preoccupa infatti della salvaguardia della città dal degrado. L'approfondimento di oggi, che come sempre andrà in onda dopo il TG, si dedicherà ai veneziani, a quelli che abitano l'isola in questi anni. Vediamo l'anticipazione. Salve a tutti, approfondimento dedicato allo spopolamento di Venezia, alla battaglia che Venezia.com ormai da più di un decennio sta cavalcando, sta facendo per la città. Allora, com'è cambiata la città in questi, diciamo che lo spopolamento appunto è cominciato ormai da 50 anni, com'è cambiata Venezia in questi anni? Venezia è cambiata perché intanto c'ha 20, 30, 40 mila abitanti di meno, e si vedono perché io ho 43 anzi, anni. Anzi, non si vedono, diciamo. Sì, no, sì, il contrario, si vede che non si vedono. Si vede che non si vedono. E quindi in certe giornate che c'è una buona affluenza turistica è simpatico vedere tutto turisti, e i veneziani li vedi con il cannocchiale. Ecco, ma poi così zoomando su questi veneziani, chi sono? I veneziani attuali sono composti da gli indiani, cioè noi, gli indiani che resistono nelle indigeni che resistono nelle proprie riserve. Abbiamo fatto una manifestazione, il carnevale, tutti vestiti da indiani in maniera ironica. E poi i veneziani di scelta. I veneziani per scelta sono quei veneziani
che hanno deciso di abitare a Venezia e sono provenienti da tutta Veneto, Italia e tutto il mondo. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Quando si parla di vetro, Zanatta Vetro da sempre è la soluzione. 30.000 metri quadri di vetri speciali di grandi dimensioni. Zanatta cambia il vetro, non il serramento. Difendiamo il valore del legno antico. I cassonetti sono stati sigillati, i telai riverniciati e isolati con guarnizioni. Vetrocamera Energy, sempre con gas e triplo vetro che isola più di un muro. Il migliore in assoluto. Restauro balconi vecchi e antichi e travi sottotetto. Zanatta, la passione per il vetro. Ma dove siete? Siamo ancora in coda. Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni. Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it e acquista i tuoi biglietti online. E se sei a Venezia, prendi la linea Zattere Alberoni. Quest'estate vieni in vacanza a Lampedusa. Il Residence Cariglia ti aspetta a pochi passi da spiagge di sabbia dorata e un mare trasparente da togliere il fiato. Cucina aria condizionata sono solo alcuni dei comfort di cui sono dotate tutte le stanze del Residence Cariglia. Lampedusa, un'isola dalle forti emozioni. Tutte le info su lampedusaweb.com. Bentornati. Ora diamo la parola al nostro opinionista esasperato, Edoardo Sivori. Cari amici, buon lunedì. Sentito che caldo? Sì. E con questo caldo parliamo ancora di mazzette per fare un ragionamento un po' diverso, diciamo un ragionamento sociologico. Si legge sulla stampa articoli, titoloni, legalizziamo le mazzette. Ragioniamo. Se uno Stato non può cambiare un fenomeno negativo, che cosa fa? Se ne appropria e lo legalizza. E così facendo, basta, finisce il discorso. Senza un supporto culturale diventa complice del reato che intendeva, a parole, perseguire. Se non può fermare, per esempio, i magheggi finanziari, allora si toglie la punibilità al falso in bilancio e il gioco è fatto. Miracolo, è diventato pulitissimo. Se non può o non vuole estirpare il fenomeno del gioco, per esempio, diventa biscazziere, si allea con le multinazionali del gioco, appunto, e, perdonate il gioco di parole, il gioco è fatto. Certo, così se non riesce a debellare il traffico di droghe e comincia a legalizzarne alcune con supporti pseudoscientifici e tanti saluti. E con le prostitute chiude tutti e due gli occhi. Insomma, questo Stato fa la politica dello struzzo, quello che nemmeno lo struzzo realmente fa, si dice e basta. Mi chiedo, e lo chiedo guardandovi negli occhi, ma possiamo tornare ad essere seri? Ed ora vediamo che tempo farà domani. Sì.
martedì 10 giugno. Bel tempo, sole e caldo, con temperature abbondantemente sopra la media, comprese fra i 19 e i 32 gradi. Mare da quasi calmo a poco mosso. Mercoledì 11 giugno. Sole e ancora più caldo, con massime più alte di 2 gradi. Mare da calmo a quasi calmo. Giovedì 12 giugno, nubi sparse e più ventilato, ma i valori sono sempre elevati, oscillano fra i 22 e i 33 gradi, mare da calmo a quasi calmo. La marea di martedì 10 giugno è normale, la minima alle 15.25 10 cm, la massima alle 21.35 75 cm. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, grazie anche delle vostre segnalazioni che ci sono sempre utili. Buon proseguimento e buona serata!